Una iniziativa benefica, quella che si sta tenendo qui a Taranto in via d'Aquino presso il noto ristorante Brezza Marina, una cena il cui ricavato andrà in favore delle popolazioni terremotate di Amatrice. Ha partecipato e sta partecipando con gioia e con spirito proprio fraterno il consigliere di parità, l'avvocato Gina Lupo. Raul Follerò diceva: nessuno ha il diritto di vivere felice da solo. Ecco, qui si cerca con una cena di condividere la sofferenza di queste popolazioni. Beh, abbiamo lanciato la campagna Una Matriciana per Amatrice, avremmo dovuto farlo già a gennaio, però poi il tempo inclemente ci ha consigliato con gli amici dell'IONOS di spostarlo al mese di marzo. Oggi siamo qui, sono molto felice perché l'iniziativa, come avete visto, ha riscosso grande successo. Mi auguro che questa matriciana possa portare un giovamento anche economico, perché tutto quello che stiamo ricavando qui stasera sarà poi consegnato al sindaco di Amatrice. È certamente un momento di partecipazione popolare, vedere tante persone di varia estrazione, di varia anche ideologia politica, che però sono unite. Queste persone da un unico scopo, lo spirito di solidarietà. Beh, credo proprio che qui stasera la politica non c'entri niente. Come hai potuto vedere, siamo tanti professionisti, insegnanti, rappresentanti dell'IONOS di Taranto, ma soprattutto tanti amici che sono accorsi dal mio richiamo anche sui vari social e sono qui a offrire quello che possono appunto per Amatrice, in cambio, devo dire, di buoni prodotti locali. Non sono una buona e un'ottima amatriciana, ma anche mozzarella e formaggi nostri locali. Un impegno in questa sede anche come consigliera di parità tra la gente. Assolutamente sì, è il mio ruolo, l'ho sempre fatto, per questo ho sposato l'idea dell'IONOS di lanciare Una Matriciana per Amatrice. Sono qui oggi e ricordiamo a tutti quelli che ci ascoltano che tanti saranno i progetti che mi vedranno protagonista appunto dal ruolo di consigliera di parità.